Baldarelli Giorgia Chiara. Affiancherà il primo cittadino per un'intera giornata, dal primo all'ultimo appuntamento, e avrà modo di osservare e capire da vicino la gestione della cosa pubblica. Giorgia Chiara Baldarelli, residente a San Lorenzo in Campo e studentessa della quinta B dell'Istituto Olivetti, sarà il primo sindaco per un giorno nel prossimo mese di aprile. Un'iniziativa che avrà l'obiettivo di recuperare la fiducia venuta a mancare negli ultimi anni, ha dichiarato Massimo Seri, da chi aveva il compito di rappresentare la classe dirigente e poi invece non ha dato il buon esempio. Quindi per almeno un anno, una volta al mese, la città di Fano avrà ben due sindaci. Mi piaceva che un cittadino potesse accompagnare una volta al mese il sindaco per capire cosa fa realmente, quelli che sono i suoi impegni, quelli che sono gli stress di un sindaco, le difficoltà, le soddisfazioni che quando si riesce a risolvere dei problemi o fare qualcosa per la propria città sono delle soddisfazioni. Come primo protagonista Seri ha scelto uno studente perché dalla scuola che si parte, ha detto, e nella scuola si investe. E considerato l'indirizzo di studi di questi giovani, è pensato di affidargli il compito di realizzare il manifesto dell'iniziativa, con la promessa che poi un ragazzo dell'istituto, mediante sorteggio, sarebbe stato al suo fianco per un'intera giornata lavorativa. Spetterà dunque a Giorgia Chiara questo importante compito. Sarà anche un messaggio per il futuro, perché Fano non ha mai avuto un sindaco donna, quindi è un segnale dei cambiamenti della società che avanza. Gli alunni della quinta C si sono cimentati ad elaborare le loro idee per il manifesto. I 28 ragazzi del corso promozione commerciale pubblicitaria sono stati guidati dalla professoressa Nicoletta Spendolini. Le opere realizzate poi sono state 6 e alla fine è stato scelto quello di Filippo Pucci. Questo manifesto viene rappresentato l'abito del sindaco, ovvero l'abito elegante del sindaco, ovvero la cravatta, la giacca e la camicia. Il particolare di questo manifesto è la cravatta, che viene rappresentata con i simboli dello stemma della città di Fano. Complimenti a Filippo e ai compagni, nonché all'iniziativa proposta da Seri in occasione della rievocazione storica della famiglia Petrucci, sono arrivati dal dirigente scolastico del Polo 3 di Fano, Anna Gennari. Ci è sembrata davvero una bella cosa, a parte diciamo il discorso della collaborazione, no, con l'amministrazione comunale, che è sempre una bella cosa. E poi appunto il fatto, ecco, di cercare di convogliare l'energia dei ragazzi verso appunto quello che è il discorso appunto di un'educazione, no? Diciamo così, alla convivenza civile, alla convivenza democratica e quindi all'amministrazione della cosa pubblica. Tutti i cittadini che volessero diventare sindaco per un giorno potranno dare la loro disponibilità inviando una mail a sindaco@comune.fano.ps.it oppure telefonando al numero 0721 887 264 oppure 887 201.